Come abitudine, la domenica ampia pagina di sport. Partiamo dal calcio. È iniziata oggi la stagione del nuovo Toro. Migliaia di persone entusiaste sulle tribune della Sisport per il primo allenamento diretto dal nuovo allenatore Siniša Mihajlović. E questa sera la squadra sul palco della festa granata. Stefano Tallia. L'entusiasmo c'è, i giocatori arriveranno. Questo almeno si augura il popolo granata, che si è assiepato oggi sulle tribune del centro sportivo Sisport per la prima uscita stagionale della banda Mihajlović. In assenza di quei colpi di mercato per i quali la società sta lavorando, è proprio il tecnico serbo la bandiera alla quale si appendono i tifosi per sperare in una stagione senza affanni. L'uomo giusto per il Toro? Secondo me sì, secondo me incarna esattamente lo spirito del Toro, a me piace. Lo conosco quando era un giocatore con un forte carattere e spero che il suo carattere porti al termine e anche il Toro in Europa. Tanta fiducia per il nuovo condottiero, ma anche qualche rimpianto per Giampiero Ventura, l'uomo che ha saputo portare il Toro dai bassi fondi della B all'impresa di Bilbao. Anche se io comunque Ventura non l'avrei fatto fuori così. Alle 5, puntuale, la squadra è scesa in campo. Nel gruppo anche il nuovo acquisto Ieti, mentre Petrachi conta di risolvere prima della partenza per Bormio il caso Ljajić. Al destino del serbo è legato anche l'arrivo di Iago Falque, mentre Giaccherini dovrebbe sciogliere le sue riserve in settimana. Mihajlović ha fretta di avere a disposizione un gruppo completo con il quale preparare una stagione nella quale l'obiettivo dichiarato dei Granata è il ritorno in Europa.